Istituzioni, associazioni e aziende tutte insieme per l'ecologia. Si chiama All for the Green, l'alleanza verde che vedrà oltre 70 iniziative fare da contorno al G7 per l'ambiente che il governo italiano presiederà dall'11 al 12 giugno a Bologna. Sviluppo di un'economia circolare, nuovi impegni per il clima, lotta all'inquinamento marino sono solo alcuni dei temi di schiacciante attualità che rimangono irrisolti. Punta molto sull'evento, il ministro dell'Ambiente è convinto che l'Italia sia una superpotenza della biodiversità, il cui interesse è quindi puntare sullo sviluppo di un'economia circolare, ovvero di un sistema economico capace di rigenerarsi da solo. Oggi, durante questa crisi, le uniche aziende che hanno prodotto più fatturato e più posti di lavoro sono proprio quelle della green economy, e in futuro, nella quarta rivoluzione industriale, le politiche ambientali saranno quelle che renderanno le aziende più competitive. Quindi noi andremo avanti nella convinzione che il bene dell'ambiente coincida con lo sviluppo economico. Nonostante gli esiti poco incoraggianti del G7 di Taormina, che ha visto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sfilarsi dalle politiche comuni sul tema del riscaldamento globale, l'Europa può fare molto anche da sola. L'Europa da sola può cercare altre alleanze, l'Europa insieme, compatta, può cominciare a dare il buon esempio. Da sola non può cambiare lo scenario dei cambiamenti climatici, però può certamente fare la differenza se diventa davvero protagonista di quello che sarà il futuro. Trump punta sul carbone, è fuori dalla storia. Io non credo che la California lo seguirà, non credo che lo seguiranno altri stati americani. Una rivoluzione industriale in senso ecologico sarà possibile quindi se l'Europa riuscirà a prendere in mano le redini del proprio destino e a creare un modello economico in cui il rispetto dell'ambiente sia un elemento di crescita culturale ed economica. Thank you.